Salvatore è un misero verme della terra, come tutti i vermi della terra. La mia vita cominciò all'età di 9 anni. Un giorno era di lunedì, c'era un grande temporale. Allora entrò come un raggio di luce immensa ai piedi del mio letto e vidi una ragazza sui 18-19 anni. Ella mi disse: "Io sono la Vergine Madre, la Madonna di Lourdes, e sono venuta per te. Perché da oggi in poi, per 6 mesi, non ti alzerai dal letto e arriverai nel punto della morte." Poi mi benedisse e mi disse poi: "Fra 6 mesi ci rivedremo. Tu stai tranquillo perché non morrai." Allora mi benedisse e scomparve. Allora mio padre dice: "Perché non si alza il bambino?" E mi soggiorno. Perché non si alza? Vanno per toccarmi e mi trovo una febbre a 40. Si sono impaurite, di corsa hanno chiamato un medico, dice: "Bisogna farci gli analisi." Io non ero stato mai ammalato, mi hanno trovato il tifo e il paratifo. Poi sono stato 6 mesi come uno scheletro, non mangiavo, mi cibavano, che mi facevano delle punture. Al sesto mese mi apparve nuovamente la Madonna e allora io, semicadavere, uscii dalla mia stanza e andai a finire ai piedi della statua della Madonna della Guardia. Dovevo andare nella mia campagna, che c'è un pezzo di campagnetta a lingua grossa. Verso le 3:15 io alzo gli occhi nel cielo. E vidi una nube luminosissima, era il 31 luglio. E allora questa nube scendeva, scendeva, sulla nube c'era la stessa ragazza come io la vidi all'età di 9 anni, la Madonna, e mi disse: "Io sono la Vergine Maria, sono l'Immacolata Concezione, sono venuto per te, perché tu sei stato scelto da mio figlio e da me. Ogni giorno tre. Dillo a tutti, io ti voglio qua." Allora in quel circostante, in quella zona, un grande profumo di rose, lo sentirono tutti, eravamo una cinquantina, uno dei 50 fu toccato dalla Madonna ed ebbe un grande profumo sulle mani. Io ero un filistreo, andavo spesso a San Giovanni Rotondo, mi disse: "Mo non credo a me. Modo due schiaffone", lui parlava così, perché aveva il dolce e anche l'amaro. E io di giorno mi trovavo là quando lui non poteva celebrare la messa. Io lo amavo, ci andavo tante volte. Poi mi ha dato la benedizione, mi disse: "Adesso non ti assolvo per ora." Un giorno sì, dopo che lui morì, un giorno venne a casa mia, bussò dietro la porta. E i miei familiari ci sembrasse che c'era qualcuno. Io ho detto: "Aprite la porta, c'è Padre Pio che sta entrando." Loro non lo vedevano, hanno sentito solo bussare. Poi lui venne con la stola sulle sue spalle e mi benedisse nel mio lettuccio, dove ero messo io. Mi benedisse e sparì. Un giorno venivo dal lavoro. Allora gli disse a mia moglie: "Maria, Maria, mi sento molto stanco, vorrei riposarmi." Io, riposarmi significa mi metto nella poltrona, non dormo mai nel letto, perché il letto per me mi sembra un letto di morte. Allora, di colpo, mi apparve un giovane, bellissimo, mi disse: "Salvatore, vieni con me." E mi portò dentro un tunnel di luce. Questo tunnel siamo andati in un posto che io non ho mai voluto rivelare, da dove sono entrato, in una grande luce sono entrato, e entrai in un altro mondo, in un'altra dimensione. Lì vidi a distanza, vidi una reggia. A un certo punto lì dentro c'era un giovane. Io lo vidi dietro le spalle.
con un paio di pantaloni scuri e una camicia tutta bianca. I suoi capelli erano fino all'osso sacro di un colore chiaro. Quando lui si voltò, io cominciai a tremare dalla testa ai piedi. Io ricordo che era il Signore, no? Il Signore Gesù Cristo. Lui mi fa un sorriso che sulla terra non esiste, di una bontà infinita. Mi stende una mano, mi piglia per il collo, la mia testa sarà messa sul cuore. Mi benedisse e mi disse: vai, figlio mio, sei stato benedetto da me. Vai. Nel frattempo che io me ne andai, vidi il purgatorio e l'inferno. L'inferno era come quando c'è l'Etna in eruzione e c'erano delle anime che gridavano. Il volto di Gesù, quello grande, qua è, questo grande qua, si appalta, vede, non ce n'è quadri simili sulla terra. Dopo la morte di Padre Pio, all'anno dopo, mi sono venuto, ho sentito di notte come se qualcuno mi inchiodasse in una croce e gridavo immensamente. Ai piedi sentivo un dolore fortissimo ai piedi e nel costato. Sentivo come se qualcuno mi mettesse qualcosa dentro il costato e gridavo immensamente. Allora mia moglie la mattina vidi il lenzuolo pieno di sangue. Dice: cosa ti hai combinato? Come ti sei tagliato? Io ho detto: no, Maria, stai tranquilla. Ho raccontato tutto ciò che mi era successo. Da quel momento il Signore mi ha dato dei doni particolari, mi ha concesso molti miracoli, ciechi, sordomuti, paralizzati, affetti di tumori maligni. Mi ha concesso, non c'è un numero di quanto me ne ha concesso. Nel nome del Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, figlia mia, io ti do questa benedizione nel nome del Cristo, nostro Signore, per te e per tutta la tua famiglia, di pace, d'amore e di salute. Vai e vai sempre in chiesa, figlia mia. Anche per te, figlia mia, ti do questa benedizione, per te, tua madre, tua figlia, per la tua salute, affinché il Signore ti dia pace, amore, e che tu spesso voglio che ti accosti ai sacramenti in chiesa. Vai, figlia. Una ragazza praticamente gli apparve la Madonna. Prima ci sono apparso io con una colomba grande nelle mani, tutta bianca. Poi gli apparve a questa ragazza la Madonna e la Madonna predisse di fare di dipingere il suo volto praticamente. E lei per 2 anni la Madonna gli diceva come dovevo dipingerlo. Egli fece questo quadro, che poi è proprio il volto della Madonna. Però siccome la Madonna dice sempre: voi siete come un fiore dentro il mio cuore, e infatti gli ha messo anche il fiore nel cuore della Madonna. Poi, come vi dicevo, la Madonna ogni 2 volte al mese mi dà dei messaggi che avverte all'umanità. Ciò che io disse nel 1917 ai pastorelli di Fatima, che non è stato rivelato tutto per non far impaurire il mondo, molte nazioni, molte città spariranno dalla faccia della terra, alluvione, tempeste, uragani, fango che scenderanno delle montagne e invaderanno paesi e città, mi disse la Madonna, e fino ad oggi mi ripete le stesse cose. Ha del 1999 che la Madonna ripete: pregate, rimettetevi, convertitevi, accostatevi ai sacramenti, di più dice, accostatevi ai miei sacerdoti. Siete sempre vicino al Santo Padre, che è il Papa, che è stato scelto da me e da Dio. È un Papa santo. Questo Papa non lo leveranno, perché fino alla sua morte lui sarà lui il Papa, perché è il Papa santo. Questo sempre mi dice la Madonna, questo Papa, seguitelo, perché gira il mondo per portare la pace nel mondo, per rimettere l'umanità e per i giovani affinché si rimettono e si convertono. È il Papa
che noi un giorno lo piangeremo tutti per la sua bontà e per il suo amore verso la Santa Chiesa e verso il mondo intero. La Madonna mi appare, la stessa che mi apparve all'età di 9 anni, una ragazza sui 19 anni, bellissima, vestita tante volte di bianco con un manto azzurro, tante volte viene con una veste grigia anche. La sua faccia è una faccia piccolissima, con gli occhi azzurri, con i capelli su un castano chiaro e con una voce che sembra come un'armonica, una voce di una melodia immensa, di una bontà, di un amore, perché quando ella parla, parla come se fosse una bambina di 15-16 anni, con quella voce così gentile, che mi dice: figlio mio, tutto ciò che tu mi dici a me, di pregare per tutti questi ammalati, sofferenti, per la salvezza del mondo, io ti accontento di quello che posso, e molti miracoli mi ha concesso in quel posto, nella Madonna e nella mia cappella. Poi avverte sempre la Madonna di pregare, pregate, rimettetevi, convertitevi e accostatevi ai sacramenti. Poi dice: formate i gruppi di preghiera affinché l'umanità si possa salvare, perché grandi catastrofe ci saranno fra il 2002 e il 2003, ma molte ce ne saranno, dice la Madonna, ci sarà anche molta carestia. E poi dice la Madonna: pregate che non ci sia la terza guerra, l'umanità si è scagliata con la bestia, le messe nere pregano alla bestia, dove io impugnai una battaglia finale, dove lui sarà incatenato.
ragazzo pieno romano, per essere pregato.